Buonasera ragazzi, spero che il buon Pregianza vi abbia rincoglionito negli ultimi due minuti con quello che ha fatto, ma va bene. Non c'hanno le pause sui menu, quindi okay. Direi che... Buongiorno, buongiorno, oggi giochiamo a Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Revolution. Gioco con il titolo più lungo del mondo. Assolutamente sì. È il 4000esimo capitolo dell'avventura di Naruto che, come al solito, ho curato dai Cyber Connect, che sono anche la serie di giochi che li ha lanciati un po' nella galassia degli sviluppatori noti giapponesi. Mm-hmm. Perché? Perché Cyber Connect hanno sempre dimostrato di essere molto bravi sulla spettacolarità. Hanno una grande passione per i manga giapponesi e hanno una fedeltà enorme al materiale quando si tratta di fare videogiochi, lo hanno dimostrato con il gioco di JoJo, lo hanno sempre dimostrato con i Naruto, sono considerati tra i migliori manga game in circolazione, ha ragione, perché comunque si tratta di picchiaduro molto accessibili, non particolarmente tecnici ma molto veloci, molto divertenti e estremamente spettacolari, con una bordata di personaggi, perché i personaggi della serie di Kishimoto sono tantissimi e loro li riportano bene o male tutti. La versione che proviamo oggi è la versione preview. Vi faremo vedere un po' il gameplay, discuterò con voi il gameplay e le modifiche al gameplay, che sono tante e non necessariamente tutte positive. Ok. E le modalità che sono nuove, anche se alcune si rifanno a quelle vecchie, e sono le due campagne del gioco. Una è molto simile a quella passata e l'altra è la nuova modalità che è il torneo mondiale dei ninja. Ok, è un gioco, non l'ha visto nessuno perché non l'abbiamo fatto vedere, aspetta. Ah, ok, però. Sì, giusto. Intanto mandiamo, eccoci qua. È un gioco basato sui filler, questo? Sì e no, perché il torneo mondiale dei ninja in realtà sarebbe la campagna principale. Mm-hmm. Ok, e non c'entra niente con i filler, sono storie originali, però sono storie messe lì proprio a casaccio, giusto, mm-hmm, per giustificare i combattimenti. I filler sono quelli delle avventure ninja, che okay, sono la creazione degli Akatsuki, il rapporto di Itachi con il suo migliore amico e il modo in cui ha ottenuto il Mangekyou Sharingan, sono comunque dei filler molto interessanti, sono dei filler interessanti, mm-hmm, perché comunque sono dei filler che vanno a coprire delle non storie, sono inutili, insomma. No, sono dei filler che vanno a coprire delle storie che nel manga non sono state trattate nel dettaglio, ok? Ok. Fatto sta che ha ragione chi dice che i filler normalmente sono la parte più odiata di un anime, perché? Perché lo allungano il brodo di smisura, perché così non superi i capitoli del manga, che sono chiaramente più lenti dei capitoli dell'anime, e spesso creano delle incongruenze enormi con il materiale originale. Ho capito. Non ho mai seguito i filler di Naruto, leggo ancora il manga perché ormai voglio vederlo finire, avendolo cominciato quando avevo 13-14 anni. Fatto sta che non so dirti quanta sia la qualità dei filler, ma comunque sono, cioè, ho visto filler nettamente peggio. Va bene, iniziamo a giocare, intanto io ti cerco qualche domanda nei... Partiamo dallo scontro libero, perché così vi faccio vedere un po' del sistema di combattimento, di come è cambiato. Allora, nei commenti. Sistema di combattimento e come è cambiato. Partiamo da... Ricordo ragazzi, allora, se usate Internet Explorer, se siete fra i pochi al mondo che ancora usano Internet Explorer, la chat dà dei problemi, sì, vi conviene andare su, direttamente sul sito di Twitch, twitch.tv/spaziogames, e potete chattare tranquillamente con noi. Esatto, prendiamo, visto che me l'hanno chiesto, il mio personaggio preferito di Naruto, cioè Shikamaru. Ok. E vi faccio vedere il primo tipo, che è quello più basilare, il tipo tecnica suprema. Contro... mi chiamo Kiba, ma... contro un altro tipo tecnica suprema, anche perché... Save93 ti chiede, secondo voi come dovrebbe evolversi la serie? Preferireste uno stile di combattimento più tecnico? Sinceramente no, perché questa non è una serie di picchiaduro che deve necessariamente puntare al competitivo. È chiaramente un gioco puntato sui fan. Secondo me l'evoluzione deve essere a livello di contenuti. Cioè, uh-huh, questo mi dà l'impressione di essere un mezzo contentino prima del finale del manga, cioè il penultimo gioco che dovrà uscire prima di quando il manga finirà. Tanto notiamo che il gioco è già completamente localizzato in italiano, pur trattandosi di una versione preview. Esatto. Che ci lascia pensare che questa versione preview... C'è da dire che comunque la localizzazione non è delle più brillanti che abbia visto, la traduzione okay, lascia un po' a desiderare. Però, diciamo, questo significa che se già c'è la localizzazione italiana in un'edizione preview, vuol dire che il gioco è già a buon punto. Non credo che vedremo grandi differenze, no, anche perché se non sbaglio il titolo è già completo, già uscito in Giappone. Ecco qua, con il tronchetto della velocità, e ciò mi porta a pigliare mazzate.
Ci chiedono anche di mettere l'audio in giapponese, poi lo cambiamo. Già fatto. Ah, è già fatto. Prima nuova tecnica, la spezza guardia, che è questo colpo qua che rompe la guardia. Ne hai due e stordisce l'avversario. È molto forte, quindi se lo usi al momento giusto è davvero pericoloso. L'altra tecnica nuova è difensiva, e ora se riesco te la faccio vedere appena lui mi attacca fisicamente. Mm-hmm. No, l'ho sbagliata. Eccola qua. E questa è la tecnica che più mi preoccupa nel gioco, perché è il counter. Okay. Il counter si attiva facendo guardia e quadrato. Ok, quando ti attaccano... Di norma nei giochi ha una finestra per farlo, davvero limitatissima, prendi la parry di Street Fighter Third Strike, cosa, è chiaro che non si possono paragonare, ma in Naruto è difficile intuire quando l'avversario te lo farà in faccia, è limitato perché lo puoi usare due volte, poi ti abbassa la barriera, la cosa del chakra, diciamo che è una di quelle mosse che è anche rischioso utilizzare, però... Quando la usi ti dà un grosso vantaggio ed è abusabile perché è facilissima da piazzare, ok? Se prevedi l'attacco dell'avversario, anche perché conta come attacco anche solo il super scatto che ti fa in faccia, lo stordisci e lui poi per un po' non può più fare niente. Gli piazzi in faccia di quelle combo devastanti, specie se ha finito i tronchetti. E puoi veramente chiudere una partita. Secondo me è un po' eccessiva. Cioè, capisco la volontà degli sviluppatori di renderla limitata, perché comunque l'hanno fatto, mettendola come una tecnica non spammabile, cioè ne hai due, ti abbassa al minimo il chakra e poi il chakra si deve ricaricare, quindi sei in svantaggio. Però è forte, è veramente forte come tecnica e secondo me nei match verrà usata praticamente sempre. Ci chiede, perché ti ribalta una partita. Ci chiede intanto, non mi ricordo... Tanto volevano vedere il roster. Ah, il roster, però sì. Non ho quasi nulla sbloccato perché non ho giocato abbastanza al gioco, l'ho giocato per la preview. Ci sono tantissimi personaggi, come vedete, questi blu dovrebbero essere gli assist only, sono una marea, ci sono comunque quelli base della trama del viaggio della foglia, tutti quelli degli altri villaggi con tot cosa, ci saranno tutti i Kage, quelli della Katsuki con bla 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 e poi versioni giovani dei ragazzi di Naruto. Quindi comunque Belinsky ci chiedeva se il gioco uscirà anche su PC e credo proprio di sì. Sì. Credo proprio di sì, anzi dovrebbe essere confermata l'uscita su PC, però non ti so dire quando, se uscirà insieme alle versioni di console oppure no. Esatto, no, non prendo lui per far vedere questa cosa qua, prendo Naruto in versione grosso e cattivo per farvi vedere la modalità. Ti chiedono di usare il terzo Kazekage. Non ce l'ho, se l'avessi sbloccato lo userei. Vi faccio vedere il tipo risveglio, sperando di riuscire ad attivarlo. Il tipo risveglio è quella... Praticamente, esatto, l'altra cosa, si sono divisi in tecniche, adesso ci sono i tipi da scegliere all'inizio. Il tipo tecnica suprema, che prima in realtà stupidamente non vi ho fatto vedere quello che faceva, permette di usare un super jutsu potentissimo contro l'avversario. E questa bene o male è l'unica cosa che fa. Il tipo risveglio con certi personaggi, in realtà con tutti, ti permette di entrare in una modalità risveglio che ti dà un bonus al danno, okay, a costo del chakra, ma se prendi abbastanza botte e dai abbastanza botte si riempie un indicatore che ti permette di entrare in vero risveglio, cioè tu carichi il chakra e diventi, a seconda del personaggio, una tua versione potenziata con altre moveset. È disponibile tipo, per questi tre tipi, sono disponibili tutti, per tutti i personaggi? Sì. Il tipo azione, secondo me, è quello più sgravato, è quello che ti modifica gli assist e ti permette di avere assist difensivi e offensivi contemporaneamente a scelta. Uh-huh. Il che vuol dire che quando ti carichi il chakra sei protetto, perché arrivano gli assist e ti proteggono. Quando attacchi le tue combo sono potenziate perché gli assist ti aiutano e certe mosse vengono potenziate dagli assist che puoi switchare in qualunque momento. In più hai una tecnica che blocca le tecniche dell'avversario se lo colpisce. Secondo me tra i tre... Il tipo azione mi sembra così a occhio quello un po' più sgravo, perché hai troppi supporti, quindi sei difficile sia da attaccare che da contrastare. Però c'è da dire che anche gli altri due, cioè il risveglio nel momento in cui... Quindi tu dici che tutti useranno il tipo azione? No, perché comunque anche gli altri due hanno dei vantaggi. Il tipo tecnica suprema fa molto figo, il tipo risveglio, se ti risvegli hai vinto la partita, perché è difficilissimo contrastare un risvegliato, anche se comunque è talmente grosso che è facile da colpire. È chiaro, non lo so, così a occhio il tipo azione mi sembra sgravo rispetto agli altri due, però è troppo presto per dirlo, capito? Non ho giocato abbastanza in internet da saperlo. Oh, adesso proviamo il tipo risveglio. Com'è il frame rate, ti chiedono? È ballerino, molto 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 Infinicus, ricordiamo ragazzi che questa è la versione preview del gioco,
non è la versione definitiva, quella arriverà fra un paio di mesi, se non sbaglio, a settembre esce il gioco. Sì. Non mi ricordo, fammi controllare sul nostro... Esce il 12 settembre, sì. Esce il 12 settembre, quindi fra un mese e mezzo. E allora vedremo effettivamente se questi problemi saranno risolti. Per il momento questo non è un codice definitivo. No, lo ripetiamo però in motivazione. Consapevole del frame rate dei precedenti capitoli, io non spererei troppissimo in un miglioramento grosso. Certo, rispetto alla demo già il miglioramento c'è stato. Comunque già qua buon Sasuke mi sta riempiendo di bordatone. Ti chiede Manuel Mazzocchi, ciao ragazzi, ma almeno in questo capitolo la storia viene narrata decentemente? No. Perché okay. Purtroppo c'è questo fattore qua che appunto concentrandosi su puntate che non sono legate in realtà molto alla storia, vedete, mi sono risvegliato, i miei danni sono aumentati, ho fatto molto danno, il mio moveset è parzialmente variato, ma purtroppo il mio chakra ne ha risentito e adesso la mia barra è limitata, quindi faccio molto più fatica. Preso. E deve riempirsi quell'indicatore blu lì, perché io possa utilizzare effettivamente il risveglio come si deve. Mi farò un po' menare e al contempo darò un po' di botte, perché Sasuke prendendo mazzate ha già quasi caricato la barra, ma io sono ancora molto lontano. Come vedi è sempre molto scenico, no? E hai anche gli oggetti da utilizzare durante. Curioso che ho usato Sasuke contro questo. Chiede Gigis, non potrebbero fare un One Piece strutturato come i videogame di Naruto? Non sarebbe male, anche perché comunque sono entrambi combat fighting shonen, nel senso che sono entrambi combat manga che si prestano molto bene a un picchiaduro, quindi non vedo perché non dovrebbero poterlo fare, dai, picchiami così. Sono d'accordo. Picchiami? Ok, così si fa. Speriamo che non mi ammazzi prima che si attivi la roba. Chiede Viral 97, cos'è un risveglio? Oh cacchio, mi sa che sono morto. Perché ha usato lui ha usato la tecnica suprema su di me. Ah, e la tecnica suprema, quando prendi quel... È un lumacone gigante? No, dipende dal personaggio. In questo caso, con la squadra 7, la tecnica suprema sono le evocazioni di loro tre. Ed è potentissima, potrebbe avermi ucciso. No, sono ancora vivo e ho il vero risveglio dalla mia, quindi potrei farcela se... Sì, l'ho fatta. Guarda cosa succede quando questo mi risveglio. Questo è il risveglio, quindi per rispondere alla domanda di prima. Notare quanto sono grosso e cattivo. Che figata. Domande. L'unica cosa che effettivamente è abbastanza fastidiosa è che una volta risvegliato cambia anche lo scenario. Che è una cosa che è un po' ma rimane così? Sì, finché non finisce il risveglio. Ah, è un po' straniante questa cosa che tipo cambia lo scenario quando c'è il risveglio. Quando sei veramente risvegliato, a seconda del personaggio diventi una bestia fortissima e cambi completamente il moveset. Nel caso di Naruto appunto diventi la 9 code e lì sono cavoli per tutti. Però è anche una, appunto, è una modalità molto potente quando lo ottieni, ma puoi ottenere quel moveset lì solo quando prendi un bel po' di mazzate, ok? Quindi non è proprio facilissimo raggiungere il vero risveglio. Nel caso della super mossa invece è tutto molto più facile perché le mosse speciali sono molto più assennate, per dirti adesso prendo... ti faccio vedere il tipo... Comunque ragazzi le domande se tipo su, del tipo se consigliamo il gioco oppure no è presto per dirlo perché siamo ancora in fase di preview e questo tipo di giudizi li rimandiamo alla recensione, quindi fra un mesetto circa. Adesso vi faccio vedere il tipo azione. Il tipo azione ha invece la possibilità di switchare da azione offensiva o difensiva gli assist, che sembra una cavolata ma in realtà è molto forte. Stai usando l'account di Tommaso? Non sto usando il mio. No, ok, no, perché dicono stanno sbloccando l'account, stanno sbloccando i trofei, ah no, alla faccia del Valentino del suo account, no. Mi sta sbloccando Pregianza. No, li sto sbloccando io. Sto giocando sul mio account, non sto giocando su nessun altro al momento. Arrivano richieste sui personaggi, ti chiedono di usare Shino. E sì, poi al massimo della parola, che la uso. Troncato della velocità. Vedi, azione supporto 2. Ora, il mio supporto, quando io carico il chakra, mi difende. Che è già una cosa molto forte. Non va sottovalutata, assolutamente. E quando io attacco, spesso e volentieri, mi supporta durante le combo. Che non va sottovalutata come cosa, anche perché tu puoi allungarle parecchio le combo in Naruto, abusando dello scatto al chakra.
finché hai chakra. Ammetto la mia ignoranza su Naruto, questo personaggio. È veramente non lo conosco. Chi dici? Yugo o Kakashi? Perché Yugo. Kakashi è uno dei... Ah, Yugo è uno dei compagni di Sasuke. Ok. Quelli che libera quando scappa dalla prigione di Orochimaru. Però per il resto... Ecco, ecco questo... perché è vestito così. Questo è anche un posto dove se tu rompi la barriera lo puoi buttare fuori dal ring. Sono non tutti... E adesso l'ho assordito perché ho usato il colpo stordente. Sono meccaniche molto forti, fin troppo forti secondo me queste qua nuove. E sono piuttosto pericolose. Pippo Inzaghi 92, no, non mi occuperò io, se ne occuperà lui di questo gioco. Sì. Quindi non farò assolutamente live review di questo titolo, perché io sono incompetente sui Naruto. Ecco, vediamo se riesco a fare la barriera sigillo, che è questa tecnica che praticamente ti blocca tutte le tecniche speciali legate alle cose, ed è solo anche questa del tipo azione. Un'altra tecnica piuttosto forte e abusabile di questa... Aio. Forza in ferie, ragazzi, la risposta è in ferie. Ieri era qua perché non aveva un cacchio da fare, perché pioveva. Perché non sapeva che cosa combinare. Oggi è uscito il sole, miracolo. E quindi naturalmente non si è presentato, ma giustamente non si è presentato. Esatto, e io invece mentre facevo lo sborone sto rischiando di perdere. E rischio seriamente di perdere, qua potrebbe essere un serio problema. Comunque una live review su questo gioco potremmo anche pensarci quando uscirà in versione definitiva. Alla fine ho fatto troppo lo sbroffo e quindi niente, le ho prese. Comunque dicevo, appunto sono meccaniche molto forti, perché secondo me quando tu giochi... Cioè, stordire l'avversario per così tanto è abbastanza sgravo, soprattutto anche perché non te l'aspetti. Uh-huh. E non è che Naruto abbia proprio questo fattore del reagisco immediatamente e reagisce immediatamente il gioco, perché è un po' più... Cioè, quando tu entri e fai una combo, è un po' più sono un po' più abusabili, uh-huh. Ok? Cioè ti butti nella combo e la combo va. Puoi bloccarti, perché puoi schiacciare, anche quando fai lo scatto puoi schiacciare la parata, adesso vi farò vedere. Shino ti hanno chiesto. Shino, sì. No, Ino. Era lì, sotto. Qua, bingo. Poi prendiamo Kiba come coso. E facciamo tecnica suprema. E picchiamo... Hugo l'abbiamo già visto. Lui. In tipo azione. Sommità della torre di guardia. Prendiamo Shino, che è quello che controlla gli insettazzi. Poi vi faccio vedere le modalità dopo questo. Adesso questa qua è semplicemente un'analisi più o meno del gameplay, non è niente di che. Sto giocando un po' così per farvi vedere un attimino come funzionano le nuove meccaniche. Poi ci sono altre richieste, c'è Kakashi. Chiesto da Aniki. L'ho usato poco fa. Ah ok, non ci ho fatto neanche caso io. Aniki che è tornato, tra l'altro. Bentornato. E... Shino mi sembra fin troppo limitato a livello di combo. Non sembra normale. Perché togli tanto col singolo colpo. Ecco, mi ha fatto lui il counter. E io non posso usare neanche i tronchetti mentre sono stordito, che è una roba veramente brutale. Quindi tu dici che è overpowered? Vediamo un po' le mosse di Shino, perché sinceramente mi sembrano troppo limitate le sue combo. Sto perdendomi qualcosa. Mossa ninja. Ah, ecco, perché è un personaggio dalla distanza, perfetto. Ok. Quadrato, 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 su, quadrato, quadrato, sì, quadrato. Sì, è un personaggio... è uno zone, Shino. Uno di quelli fastidiosissimi. Che spara gli inserti a raffica, come puoi notare. Che belli i personaggi spammoni. Sono arginabili, però sono molto fastidiosi, sì. Vedi, sto riempiendo di proiettili dalla distanza. Erano un problema grave in sto gioco i personaggi spammoni, eh. C'è stato un periodo in cui sono stati una roba davvero problematica.
Vediamo se riesco a farlo. No, l'ho mancato. La telecamera com'è? Preso. La telecamera va benone. Dai, fatti colpire, bella. Tecnica suprema combinata. Quando sei in squadra ti fanno la combo da 3 e poi lui fa la sua tecnica suprema, che come sempre è spettacolarissima. Questa scenetta la fa soltanto la prima volta che la fai, poi la fa solo la tecnica suprema. Per la prima volta che fai in ogni match? No. In generale? In generale. Ah, puoi riattivarla, però non ha alcuna utilità. Beh, ti senti più figo? Ti senti più figo, sì, non è che cambia molto. Ti allunga solo la tecnica suprema. Allora, andiamo alla scelta modalità, visto che comunque vi ho fatto vedere bene o male il gameplay. Dimmi se ci sono domande. Ti dicevano tutti di usare il quadrato quando stavi... Ah, quando stavo usando Shino, perché era un personaggio da distanza, certo. Allora, dice Manuel Mazzocchi, un personaggio simile per me rovina l'esperienza. In realtà è arginabile, perché tra scatti col chakra e scatti veloci è possibile raggiungere comunque i personaggi dalla distanza. Certo, sono estremamente fastidiosi, sono veramente fastidiosi. Chiede Nicolas, nella versione finale ci saranno i 5 Hokage, Obito e Madara come personaggi sbloccabili? Sì, assolutamente sì. Non li ho sbloccati, ragazzi, ma questa è più o meno una versione completa, quindi alla fine della fiera ci saranno tutti i Kage, ci sarà Obito, ci sarà Madara, ci sarà un po' di tutti. Qua sto caricando il mio salvataggio e sto continuando praticamente. Effettivamente stai sbloccando tantissimi achievement, ma ce ne devono essere tanti dentro nel gioco. Sì, parecchio, sì, parecchi. Vabbè, anche perché i personaggi sono tantissimi, capito? Questo è il torneo mondiale dei ninja, che praticamente è una roba inventata completamente, con un grande torneo in cui il ninja più forte viene fuori, bla 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 bla. E l'unica vera novità di questa cosa, perché è il ritorno delle fasi esplorative, in parte, e l'introduzione dei combattimenti a 4. I combattimenti a 4, cosa succede? Tu usi un personaggio solo contro altri 3 personaggi in questa arena e vince quello che guadagna più orb. Quello che guadagna più orb, gli orb li perdi quando vieni picchiato, e chiaramente li guadagni quando picchi. Vedi qua, il tuo personaggio arriva sull'isola. A quel punto lì tu decidi con chi combattere il torneo, prendiamo, non so, Jiraiya. E via. Non ha alcun senso quella continuità, perché teoricamente per il tempo in cui ci siamo dentro ci sono dei personaggi che non dovrebbero esistere, personaggi che invece dovrebbero esserci, insomma, cose così. Però lo giochi un po' per piacere, più che altro, no? Ecco, arrivi su quest'isola, parli con loro, ti dicono, oh, si è sbloccata una via, perché avevo già giocato con... avevo già vinto il primo pezzo con Neji, e quindi adesso si è sbloccata una via e la mappa si è allargata, ok? E poi ci sono anche dei capitoli dedicati ad altri personaggi dove tu hai delle altre mappe da navigare, okay. Tipo quello dedicato a Mecha Naruto. Io adesso ho un'area più ampia e posso esplorare un'altra zona, e ci sono delle quest in queste zone, però sono quest molto ripetitive, fetch quest dove devi trovare il personaggio X, fare la roba Y, le robe così. Non sono particolarmente brillanti, sono un contentino, mi sembrano più che altro un contentino per chi lamentava la mancanza delle sfide vecchie. Ecco, ninja del teletrasporto, bla bla bla, perché, esatto, reception del grado C, perché avevo battuto le sfide nel grado D, adesso posso superare la difficoltà successiva. Qua c'è... Io. Tutti i testi in niente doppiaggio, vedo. Sento, anzi. Sì. E ci sono dei quiz anche, tra cui anche poi degli oggetti qua. Da recuperare dei... Sì, questa è una zona chiusa, come vedi. Dei sushi attaccati a un paracadute, a quanto vedo. Esatto. Tra le varie cose. E credo sia quella la cosa che si è aperta. Non vorrei dire una cavolata. Sì, mi sembra di sì. Esatto, questa è la zona che si è aperta della reception C, che penso sia legata alla difficoltà a questo punto, nel senso. Il problema del nuovo tipo di scontri sta in come sono strutturati, cioè Naruto non è un gioco pensato per battaglia 4, ok? E quindi può venire fuori un casino, oh wow, sono caduto di sotto, può venire fuori veramente un casino apocalittico se sbagli a gestirti, anche perché tu magari stai menando uno, arriva un altro e ti riprende da dietro e basta, lì è finita. E va un po' a caso, cioè non c'è più la skill di mezzo, va completamente a casaccio, ok?
qua sono arrivato in questa zona semisegreta. Ti chiedono intanto, Vira 97, sono rimasto un po' indietro col manga anime, ma se tutti hanno il tipo risveglio, vuol dire che tutti diventano delle bestie giganti simili ad una Kitsune? No, perché prima giocavo con Hugo e lui ha un risveglio che non è una bestia. Ufficio di collocamento, ci sono varie missioni secondarie, esatto, queste? Cercano un compagno di allenamento, spiaggia del festival, questione di recupero del chakra, eccetera, eccetera. Ci sono varie quest, nel senso la moralità è anche longeva e anche discretamente variegata. Tanto ti fanno notare che sempre, la gravità è sempre la tua più grande nemica nei videogiochi, a quanto pare. Esatto, queste missioni in realtà sono dei combattimenti. Tra l'altro, appunto, ci sono i combattimenti a 4, ma ci sono anche quelli classici. Questo qua è classico, credo. Aniki, la chat nuova ce l'abbiamo da 2 giorni. Questo è il secondo live che... Assolutamente. Che usiamo questa chat e abbiamo raccolto un po' le opinioni di tutti e ovviamente c'è chi non riesce ad usarla perché usa un vecchio browser o un browser di quelli poco compatibili, c'è chi invece ha apprezzato molto il passaggio a Twitch e perché prima non riusciva a chattare dal mobile. Più che altro che così riusciamo anche a chattare con chi ci segue da Twitch e non direttamente dal sito, magari ci segue da un dispositivo mobile, eccetera. E usa l'app di Twitch. Chiede un utente con un nome lunghissimo. Non sarebbe intelligente controbilanciare il counter facendo stordire il proprio personaggio nel caso in cui si sbaglia ad eseguirlo? Sarebbe già un bilanciamento più sensato in realtà. Skulldaggery0_2pleasant è il suo... è il suo nick. Che niccone. E niente, abbiamo completato questa missione che, come vedi, ha gli obiettivi. Anche le missioni dell'avventura hanno gli obiettivi che le rendono un pochettino più interessanti. Adesso cerchiamo... È paragonabile ai Budokai, ti chiede Mark9601. Non lo so, per me i Budokai sono inarrivabili, soprattutto il 2. Questo gioco qua è paragonabile? Sì. Non credo. Sono giochi molto diversi a livello di sistema di combattimento. Certo, la spettacolarità non manca, né a questo né ai Budokai, però questo qua è chiaramente più spettacolare perché è anche molto più recente e tecnicamente un po' più avanti. Adesso appunto vi voglio far vedere le battaglie a 4, perché le battaglie a 4 sono abbastanza interessanti per un paio di cose che sono state introdotte. Adesso vedo se riesco a trovare sta cacchia di reception, perché come al solito mi sono perso. Per il momento ragazzi non abbiamo avuto problemi con Twitch, col passaggio a Google eccetera, però altri colleghi li hanno avuti, gli hanno bannato il canale per un paio di giorni. Non abbiamo capito ancora perché non c'era nessun embargo o blocco. Speriamo che non sia legato a questo acquisto di Google. Perché se anche Twitch inizia a fare come fa secondo YouTube, me il fatto, cioè, è inverosimile che in un giorno sono riusciti a riorganizzarsi internamente per cominciare a bannare la gente. Sottovaluti però le capacità di Google di mandare a fanculo. Però adesso comunque, io ho il terrore che Google combinerà un casino con Twitch. Sì, anch'io. Ma vedremo. Anche su ci sono anche dei negozi di oggetti, come potete vedere, commesse dell'Emporio, si possono acquistare varie cose, tra cui anche personalizzazioni, nel senso. Arigato yo. Non all'Emporio le personalizzazioni, le trovi altrove. Adesso devo trovare appunto il posto che mi permette, là forse, sì, credo che sia quello, sì, perfetto, che mi permette di iniziare il torneo praticamente della fase C. E invece no ragazzi, il fatto che noi mettiamo i... dice Radum91, appena scopriranno i vostri legami con il canale di YouTube vi bannano a vita. No, perché in realtà Twitch... da sempre, ancora prima di entrare in collaborazione con Google, ci consentiva, anzi, ci forniva proprio i mezzi per caricare i nostri video su YouTube. Sì. Quindi noi, finito uno streaming, lo carichiamo su YouTube attraverso Twitch. Quindi in realtà c'è sempre stata una sorta di partnership tra le due realtà. Esatto. Tra l'altro, cosa interessante della battaglia 4 è che tu scegli 3 membri del gruppo, ne sblocchi altri completando delle quest, perché delle quest ti sbloccano dei membri utilizzabili extra all'interno del torneo dei ninja, e poi li utilizzi singolarmente per vincere le varie battaglie. E sono appunto in queste arene, e adesso ve le faccio vedere perché ci sono anche un paio di cosette interessanti all'interno della battaglia 4.
Gioco Italia, la tua domanda tienila per domande e risposte, perché questo è un live dedicato sì, a sì, sì, sì. Naruto. Non andate off topic, ragazzi. Cercate è decisamente di off topic. Da un punto di vista delle modalità di gioco, qual è questa modalità sull'isola? È l'unica aggiunta rispetto al precedente capitolo o ce ne sono altre? Chiede Gabnine. Mi sembra l'unica aggiunta. Mi sembra l'unica aggiunta, a parte un bel po' di modalità a livello di scontro libero tra il survival e tutto quanto. C'è, a mio parere, solo questa che è l'aggiunta grossa, perché l'altra modalità, quella delle storie, è troppo simile alla vecchia campagna. Questa è l'unica modalità aggiunta. È bella, cioè non è una brutta modalità, però ha un bel po' di debolezze. Prima su tutti il fatto di non avere a tutti gli effetti una trama interessante. Vedete, è un casino, perché tu adesso sei in tre contro questi qua, e se tu tipo inizi ad attaccare gare e uno da dietro ti attacca, sono cavolacci tuoi, e inizi a perdere orb e diventa grave la situazione, perché tu devi chiaramente menarli per guadagnarli gli orb. Però non è propriamente una passeggiata con quattro che ti menano. Puoi ritargettarli, diventa tutto molto più semplice, ma... Carino però. Sì, carino. Notare i cali di frame rate. Sì, per carità. Notare. Noi li notiamo, a casa non li notano. Beh no, credo che li notino anche a casa, anche a Naruto. Vedi, però... tu riesci a piazzargli la mossa finale, gli togli un bordello di orb, e a quel punto lì vai in grosso vantaggio, perché chiaramente prendi gli orb rispetto agli altri. Poi adesso vedo che Sasuke è quello in vantaggio e io non posso perdere. Ecco, vedi quella roba lì? La roba lì, se ti becca, diventa un problema. Diventa un problema grave, però se riesci a farla tu, preso. E adesso Sasuke si è perso un bel po' di orb e io li ho guadagnati. Oh, cambia. Stordito. Fate giocare l'ore? Assolutamente no, ragazzi. Farei una figura barbina in questo gioco. Quindi sono molto confusionario, perché fai fatica tantissimo a capire come gestire tutto. Però quando gira diventa anche... Possono cadere dall'arena? Chiede R91. No, 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 assolutamente no. La battaglia poi va a punteggi, nel senso che gli orb passano al secondo in aggiunta e quindi parte in vantaggio. Non puoi cadere dall'arena, non qua, non nelle battaglie a 4. Quello che volevo far vedere, che non sono riuscito a far vedere, vedo se riesco a farlo vedere adesso, è l'attacco con le guide, che provo a vedere se riesco a trovarla, la guida. No, non c'è. No, non è presente qui. Ecco, Naruto è un personaggio piuttosto forte per questo genere di battaglie, perché le sue combo te le portano a destra e a sinistra. Effettivamente Reminder nota una certa somiglianza con Kingdom Hearts in questa modalità. Un pochino alla lontana ricorda effettivamente, diciamo, il fatto che quando colpisci i nemici seminano orb da raccogliere. Sì, un sì, po' sì. Ricorda Kingdom Hearts un pochino, sì. Adesso, ecco, vediamo se riesco ad arrivare là prima che mi ammazzino. I frusci elettromagnetici sporadici possono essere fatto. Dovuti al fatto che ho una tastiera wireless. Guardate questa cosa qui. Fai un attaccone dall'alto, se prendi la guida, e se li becchi prendi un quantitativo di orb esagerati. Molto coreografico, ma chiaramente anche non sensatissimo come cosa. E il tempo è piuttosto limitato. Mancato. Prendi. E adesso sono in enorme vantaggio, perché Orochimaru era quello messo meglio e gli ho fregato buona parte degli orb. Ecco, uno dei modi in cui hanno bilanciato questo caos totale, a parte il fatto, è che lì è un po' ebete, e quindi praticamente uno dei motivi per cui non ti spacca il culo è che... Ma si può modificare l'IA nel... La difficoltà aumenta a seconda del ranking. Ok. Cioè adesso sono ranking C e poi chiaramente se passo al ranking B diventa ancora più problematica e tutto quanto. Qua ho stravinto e poi si va avanti. È comunque già ancora facile qua. È chiaro che al ranking S diventerà seriamente un problema. Uh-huh. Perché se tu non usi personaggi che magari hanno special ad area, tipo Neji è molto avvantaggiato in queste battaglie, perché la sua mossa speciale è questo turbine d'energia attorno a lui, e quindi anche se lo attaccano da più parti non gliene frega una mazza, perché lui attiva il turbine d'energia e quindi ti rompe in due. Però personaggi molto con attacchi singoli diretti
risultano abbastanza svantaggiati. E appunto in questo caos totale può essere un problema. Ragazzi, ma l'uno contro uno cosa volete vedere? Io che le prendo a pregianza, non... A parte che non abbiamo qua il pad, quindi non... Ma un pad ce l'abbiamo, cioè però abbiamo... effettivamente ragazzi, cioè, diversamente dal buon Valentini che comunque con il picchiaduro bazzica abbastanza. Io oggi mi sono vergognato di me stesso perché ho aperto Steam e ho constatato di avere giocato quest'anno 48 ore a Train Simulator. Mamma mia. Hai ragione a vergognarti, Fammi vedere se trovo un pad di quelli brutti. Tanto premo i tasti a caso, vediamo che cosa succede. A volte funziona. Ecco qua, ne ho presi due assieme e questo è jackpot. Direi che devo sincronizzare questo pad. Ragazzi, mi assento un secondo per sincronizzare il pad. Che è successo? Eh? Che è successo? No, sincronizzo il pad. Che non è sincronizzato, non avevo previsto di fare una... un live... Ah, vogliono che giochi? Beh, proviamo. Tanto non vi aspettate grandi cose. Battaglia conclusa, vai e sincronizza il pad e niente, abbiamo fatto. E questa era la qualifica praticamente, poi ci sono altri scontri con tutte le quest in base alle zone, e chiaramente più vai avanti più si amplia. Ci sarà chi apprezzerà molto questa modalità, però ripeto, considerando la sua debolezza a livello di storia e comunque la sua ripetitività, perché bene o male non è che cambi molto man mano che vai avanti. Vogliono uno contro uno, battaglia singola non multigiocatore. Va bene. Ok. Facciamo sta battaglia singola. Dice prometto 98 di premere sempre cerchio e vinco, quindi userò questa tecnica. Cerchio che è la tecnica del chakra, premi cerchio e vinci. Cerchio è combo, direzionali cambia combo se, mentre schiacci cerchio, triangolo è il chakra, triangolo e poi cerchio è la mossa speciale, quadrato colpi della distanza, triangolo e poi quadrato colpi della distanza speciali, X due volte scatto, ok, sei già fottuto, triangolo X super scatto. Triangolo, sono tre mosse praticamente. Ascolta, se faccio così cosa succede? Non credo. Non funziona? Va bene. Non credo che cambi molto. Triangolo potenzia tutto praticamente. Questo era il salto e lo scatto. Se lo schiacci due volte. Aligi, è inutile che mi spieghi, non ho capito niente. Fa lo stesso. Tenteremo di... Torniamo alla scelta delle modalità e vediamo cosa riusciamo a fare, guarda. Intanto la chat chiede qualcosa di interessante. Mi chiedono perché non apro un canale di Twitch, perché io in genere la sera preferisco dormire. No, non proprio, però preferisco fare altro. Allora, Zing Valentini. Sfida Besseur. Giocatore 1 verso giocatore 2, partita individuale. Scegli un PG. Scelgo un PG. Allora, ma perché non va? Devo entrare start. Bene, allora io direi che scelgo un personaggio tipo L2 esci dalle combo, ne hai l'indicatore è limitato, non ne hai infinito. Vediamo chi posso prendere, poi prenderò lì. Non c'è un personaggio tettone tipo no? Sì, Tsunade. No, questa qua sembra sì, la fidanzata di Sheldon. Ino. Senti, prendo il super panzone, chi se ne frega. Via. A posto, che mangia le patatine. Voglio il risveglio, tanto. Ok. Tieni schiacciato triangolo quando si carica tutta la barra per fare il risveglio. Per fare il risveglio, però deve caricare tutta la barba. La barba, sì. Devi caricare tutta la barba. E scontro uno. Cos'è LT, ragazzi? Sto usando una PlayStation, non una cazzo di Xbox. L2. Ok. Ok, capisci un po'. Quadrato, tira. Cerchio, pugno. A posto. Questa è la parata. E il triangolo cosa fa? Triangolo carica, colpi e usi e tecniche speciali. Questo cos'è? Cazzotto e questo è salto. Esatto. E se ti piace triangolo X fai super scatto così. E questa che ho appena consumato cos'è? Era risveglio. E con l'R. Ok. E ti ha cambiato. Vabbè, ci sei? Sì, vai. Ok. Yeah! L2 per uscire dalle combo. Hai preso, bravo. A caso, completamente. Ma no, in realtà è tutta tattica, ragazzi. Io ho vinto l'International di Naruto Ultimate Molti Ninja.
boia cane. Stai utilizzando la tattica segreta Eddie Gordo, nel senso schiaccio tasti a caso, vediamo cosa succede. Ma li sta prendendo, non è valido. Voilà! Ah! Boh! Io non riesco più a sviscerarmi dalle tue combo. Perché non hai più i tronchetti della felicità? Ma dai, così proprio? Sì. Io ti lancio le mine. Ah, posso finirti con la tecnica suprema se ti pigli. Vediamo se ce la faccio. Mancato. Piacerebbe fartela perché deve essere... quella è molto spettacolare quella di lì. Oh! E fatti prendere. Prego. No, ah, che sfiga. Oh! Boom! Calcio potente. Aniki dice la tattica d'ora è tra un minuto mi vengono i crampi alle dita, in realtà mi sono già venuti. Ok. Dai, facciamone un'altra. Io non ho ancora assolutamente capito che cosa sto facendo. Ho cercato di spiegartelo, gioco. Mi hai guardato come quei bambini a cui spiegano l'algebra al primo giorno di scuola. E esatto. Vabbè. Proverò a prendere... Dai, Sakura. Tipo azione che non ha senso in realtà nella battaglia simile. Vabbè, io prendo Naruto a questo punto, visto che è il protagonista del gioco. Tipo azione. Non credo che abbia molto senso quando non hai gli assist. Ah, va bene. Chi se ne frega, senti, LG. Vabbè. Tanto hai visto che gioco praticamente cercando di capire... più o meno cosa se il mio pollice è ancora opponibile. L'ho notato dalla prima partita. Ma chi se ne frega? Tu peraltro no, non hai nessuna pietà. Io non ho pietà per nessuno. Come cacchio si esce dalle combo a parte usando i tronchetti della felicità? In nessun altro modo. Io uso i tronchetti della felicità o si succa. Ma vabbè. Niente, ho finito. Adesso Shannaro. Boh, vabbè. Non sto neanche capendo che cosa sto facendo. È assolutamente un mistero per me. Ma hai preso. Cacchio, non posso usare la tecnica suprema. Te la volevo usare, invece me l'hai sigillata. Quindi devo aspettare finché non si desigilla adesso, se voglio usartela in faccia. Maledetto. Dai, desigillati. E crepa, Macribbio! Ok, ci sono. Preso. Vabbè. Io direi che mi fermo qui con questo sì. Gioco. Non puoi giocare torno senza saper a farmi... giocare. Ma per forza, ma me l'hanno esatto, chiesto, cioè ragazzi, è come se chiedete a che cacchio ne so, a uno che gioca a baseball di giocare contro esatto. Messi a calcio. Esatto. A me di giocare a Train Simulator, non è esatto. Train Simulator ti spacco il culo esatto. in PvE. A Train Simulator in PvP mi spacchi. Ti spacco il culo, vedi? Chissà che scambi che mi fai. Ti faccio, a parte che non si chiamano scambi, si chiamano deviate. Chiedo scusa. Si chiamano chiedo deviate. Chiedo perdono. Mannaggia. Le deviate mi sembrano sì. Abbastanza giuste. Anche perché dopo 40 ore di gioco di quella versione di quest'anno sono riuscito ad accumulare soltanto un ritardo di 15 secondi, sono quasi a livello giapponese, però che ho iniziato a livello tipo Ferrovie Nord. Comunque vi faccio vedere un attimino le avventure ninja, carichiamo la partita. Le avventure ninja sono praticamente degli scontri intervallati da materiale dell'anime, dei filler. C'è okay. Un'ora di materiale inedito, dicono, però bene o male il materiale è quello dei filler, quindi qua è la creazione della Katsuki e ci sono appunto le battaglie. Morris 90 vince il premio similitudine, perché dice è come chiedere a Fires di fare Dark Souls senza arco. Il premio similitudine è giustamente vinto. Appunto qua ci sono le scene dell'anime con tutto quanto e via così. Si vorrebbe la speedona Train Simulator.
Cacchio, potremmo farla. Chi arriva non so primo, neanche se ci sia più. Chi arriva primo a Brighton con qualche cosa. C'ho anche la donna della. Non credo di poter partecipare. Della Torino Genova o qualcosa del genere. Appunto, ci sono le scene dell'anime. Che peraltro gira a. Ha un decorosissimo 24 fotogrammi al secondo, 25, insomma, a qualità 20 forse, qualità anime comunque, non qualità in genere sì, dell'animazione. Anche se l'anime Naruto, che è lo studio Pierrot, non è certo un capolavoro quando si tratta di qualità di disegno e animazione, perché sono, lo studio Pierrot è uno studio specializzato nella produzione di anime velocemente, non a livello qualitativo elevato, cioè sono quelli che fanno sempre le serie lunghe praticamente, quelle che durano una vita. Però ti vorrei ricordare che Studio Ghibli cosa ha fatto con Level 5, le animazioni non erano un granché perché erano girate sì, però i disegni erano superlativi, ma il gioco girava nelle fasi animate a 12 fotogrammi al secondo e si notava tantissimo. Un po' mi era dispiaciuto il filmato e vi faccio vedere un attimino come sono gestite appunto le battaglie. Loro ti danno, ti fanno usare qualcuno, vinci la battaglia, bla 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 bla, e ti ritrovi contro l'avversario e hai gli obiettivi. In questo caso usiamo Itachi, che renderà contento molti giocatori. Deidara è considerato da molti uno dei personaggi più fastidiosi di tutto Naruto, perché è uno zoner irritantissimo a bestia. Ripeto, è uno zoner irritantissimo a bestia. Però almeno sembra che l'abbiano leggermente ribilanciato, nel senso che toglie abbastanza poco, come potete notare anche con le tecniche. Mi dovrei fare un bel tutorial di questo gioco per capire un po' come funziona. Ma in realtà tra i picchiaduro è uno dei meno complicati. Ok, ma non puoi pretendere che in un secondo adesso no, imparo a giocarlo. Assolutamente, assolutamente. Allora, Aniki chiede, secondo voi quando inizieranno a produrre giochi come Naruto in esclusiva Next Gen, slegandosi dal business old gen? È appena la gente comincerà a comprare le console Next Gen. Questa è la... Perché questi sono giochi di massa, cioè che piacciono a un folto gruppo di giocatori. Non riesco a colpirli con la Suprema di Itachi, anche perché non mi ricordo come funziona la Suprema di Itachi. Però vorrei ricordare che tradizionalmente i giochi basati su anime e manga sono dei giochi la cui vita si prolunga ben oltre la vita delle console. Vorrei ricordare che, per esempio, Naruto Shippuden, scusate, volevo dire Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2, mm-hmm, è uscito su PlayStation 2 e su Nintendo Wii in era PlayStation 3. Sì, sì, sì. Quindi non mi meraviglierei se andassero avanti per un altro anno tranquillamente, però sappiamo che c'è un Dragon Ball in arrivo su PlayStation 4, giusto? Sì. Se non versa arriva su PlayStation 4. Sì, quindi diciamo che stiamo arrivando alla transizione. Esatto, facciamo vedere un ultimo scontro e poi direi che possiamo chiudere qui, anche per tutto quello che c'è da far vedere l'abbiamo fatto vedere, perché sento che tipo in sottofondo c'è un oratorio di bambini barra. Cioè l'oratorio è uno che sta tagliando l'erba. Esatto. O forse sta tagliando i bambini, una delle combinazione due cose. Devastante. Giudicare dagli urli dei bambini. Ho valutato tantissimo i danni che mi sta. Quante ore dura il gioco, ragazzi? Non l'abbiamo ancora finito. Non lo sappiamo, non l'abbiamo ancora finito. È una versione preview, lo ripetiamo per la 18ª volta. Esatto. Ma credo che comunque la durata sia più che degna, secondo me la presentazione tutta quanta. Perché sì, perché è allegrino. Raf100 dice non c'è motivo adesso di prendere una console next gen, è vero, magari l'anno prossimo, all'inizio del prossimo anno le cose saranno diverse, ma credo che nonostante questo per un altro anno i giochi di questo tipo andranno avanti tranquillamente sulle console old gen, perché
comunque il pubblico delle console old gen è ancora molto grande, sì. Sicuramente superiore a quello delle console next gen. O forse sono i bambini che tagliano l'erba, dice Prometeo 92, è possibile. Una possibilità da non scartare, devo ammetterlo. Preso. Le tecniche supreme, come sempre, sono una grandissima figa. Il netcode non c'è, ragazzi, credo. Il netcode non c'è nella versione test, l'avevo provato nella demo, purtroppo non è molto soddisfacente. Il netcode di Naruto non è mai stato granché, lagga parecchiotto anche spesso in partite con giocatori europei, e quando funziona bene, però non è esattamente il più affidabile dei giochi online. Uh-huh. Per quanto riguarda invece il live di domani, ragazzi, vediamo che cosa organizzare, perché ancora siamo in fase di comprensione, anche perché domani c'è un embargo molto importante, perché scade l'embargo di Sacred. Però non avremo la recensione. Non avremo la recensione ancora, perché ho iniziato a giocarlo un'ora oggi, direi che non mi basta. Sì, ma anche perché il gioco è arrivato 2 giorni fa, credo, sì. Quindi ci vuole un gioco abbastanza lungo, però potremmo mostrarvelo. Possiamo tornare a tutto schermo, in realtà, perché ormai abbiamo giocato... Dicevo, domani, se riusciamo, potremmo mostrarvi il... Aspetta che devo ancora capire, perché non vedo il monitor, quindi un attimo di pazienza. Sì, devi ancora cose. Eccolo qua, okay. Nel frattempo continuerò a fare... Ma non lo vede nessuno. E no, dicevo, potremmo farlo vedere, Secret 3, magari per un'oretta. Un live. Si può improvvisare qualcosa. Va installato sul portatile, però. Ma possiamo tranquillamente usare il tuo computer, ti ho appena cambiato la scheda video. No, parlavo dello streaming, perché poi devi farlo con VMix e poi rischi ma che... Ma non ti preoccupare. Sì, mi preoccupo, perché poi l'ultima volta... Lui comincia a fare questi discorsi tech... Allora, ho fatto comparire dal nulla il cazzo di Valentini, ti devi fidare delle mie capacità. Non è una cosa di cui mi vanterei, far comparire dal nulla il Valentini, se ti devo dire la verità. Oh, ecco, l'ho mandato a Rapture, ecco, l'unica cosa che mi pento è che l'ho mandato a Rapture e non sono riuscito a lasciarlo lì. No, esatto, cioè, cosa è il curriculum? Faccio comparire i Valentini, licenziato. Cioè, sai che cazzo ti ha licenziato in tronco. Bene, ragazzi, chiudiamo qui a questo punto. Sì. Finiamo qui, ci vediamo domani. Ci vediamo domani, comunque avremo anche occasione di parlare, perché la prossima settimana sui live ci saranno alcune grandi sorprese. Grandi sorprese. Quindi ne riparleremo domani prima del weekend. Yeah. Ciao ciao. Buona serata, ciao ciao.